Oppure se tu hai dell'altro, ma No, te, ci io. sono sempre i soliti preti stupratori in giro, eh? Notizie ne abbiamo a ufa, ma. No, io vorrei parlare di una notizia di attualità che non ha avuto un enorme, almeno cioè, beh, io non seguo la televisione più di tanto, a parte qualche telegiornale, non è che la seguo moltissimo, però è una notizia che non ha avuto forse come meritava lo spazio necessario per essere compresa. Ed è il fatto, tutti conoscono la situazione della Palestina, tutti quanti conoscono il semplice fatto che lì se le danno da botte da orbi. Andare a cercare le ragioni ormai sono talmente stratificate che non si può fare un discorso. Però cosa è successo? Allora, in un paese in cui per motivi religiosi le varie religioni si fanno la guerra, si combattono, Trovano un'unità dove? si Dove? trovano, si trovano, si sparano missili, coltellate, kamikaze, scomuniche, bombe. Bombe a All'improvviso a frammentazione, fosforo. Gerusalemme si trovano d'accordo. Schierati tutti dalla stessa parte, Musulmani, ebrei e cristiani cattolici. Tutti quanti compreso il d'accordo. signor Ratzinger, Compreso Ratzinger. compreso Ratzinger. Ma, Si cioè, va d'accordo con gli imam, eh? sappiamo che il Vaticano ha dei problemi con quanto riguarda Israele, per di cose delle comunità cristiane, sappiamo che c'è un contrasto, eppure all'improvviso fanno le manifestazioni assieme, si impegnano tutti quanti per la stessa cosa, trovano un'unità che è incredibile, ma nel giro di poco Non tempo. solo, ma col Vaticano si schierano anche gli estremisti ebraici, chiamati zeloti, perché la dicitura esiste ancora fra all'interno di Gerusalemme, che si schierano a fianco di Ratzinger. Per cui fate un Sì, po' voi. beh, pensate che un ebreo, un israeliano che vive in Israele, dice fa, esponenti del clero che in giorni normali si sgozzerebbero a vicenda, estremisti pronti a lanciare razzi, a prendere a cannonate i figli del prossimo, coloni ebrei militanti e terroristi palestinesi, sono dati la mano, hanno stretto un patto e si sono schierati uniti contro un nemico comune. Pensate un po', A prima Gerusalemme. si ammazzano e poi sono tutti d'accordo contro qualcosa. Provate a riflettere su questo. Cioè, dice sempre questo israeliano, come al loro solito, anche questa volta i rappresentanti del clero hanno imprecato e insultato, minacciato di morte e di violenze. All'improvviso le loro facce paonazze, i copricapi dalle foggie diverse, i pugni alzate e le tuniche al vento sono sembrati tutti uguali. Ormai è impossibile distinguere chi si sta davanti, un colono, un esponente di Hamas, un prete, un rabbino, un imam. E chissà, magari da tutto questo potrebbe venire fuori qualcosa di buono. Magari l'unica possibilità di dialogo, di riconciliazione ha mandato. Cioè, pensate, il fatto di poter essere assieme a dire agli altri vi sgozziamo, siete dei peccatori, sì. Tutto perché c'è svolta una manifestazione di persone che è il gay pride. Al di là delle preferenze sessuali delle persone, che è una cosa secondaria, cioè è strano, vedete, questi rancori che covano per secoli, che covano da decenni, cioè perché, beh, Ebrei contro cristiani, ebrei contro musulmani, cristiani contro musulmani, musulmani contro ebrei, contro cristiani, e adesso ti sparo, adesso ti ammazzo, adesso ti sgozzo, no, via tu, via, vai, emigrazione, esportazione, case distrutte, costruzione di colonie, occupazione del territorio, razzi che arrivano, bombe, bombe al fosforo, bombardamenti, Siria che arriva, sì, Libano che arriva, Israele che arriva, che conquista, ma sparisce tutto. pensato è che appunto dice sempre questo israeliano, fa peccato, le tre religioni avrebbero potuto procedere mano nella mano su una base comune positiva, non su un fondamento di odio, avrebbero potuto sottolineare i loro principi etici, il fervore spirituale che Gerusalemme non può infondere nei fedeli, e invece hanno fatto cosa? Un campo di battaglia. E dice sempre questo autore, dice, ma la bruttezza genera bruttezza e l'estremismo genera estremismo. E questo è significativo, il come così rapidamente, fino a qualche ora prima non c'era problema nell'ammazzarsi fra di loro, ma di fronte a qualcuno che non si ammazza fra di loro e che non si schiera su di loro su queste strade, si ritrovano compatti, ebrei, cristiani, cattolici, musulmani, tutto perché qualcuno dice, vabbè, voglio fare festa, fare un gay pride, ci vanno gli omosessuali e le lesbiche, ma cosa hanno fatto questi? Insomma, tutto sommato, non hanno mica profanato. Qualcuno ha parlato di profanazione di Gerusalemme. Pensate che addirittura è diventato appunto anche
disse Corriere della Sera, il Papa dice no al Gay Pride a Gerusalemme e si dice offeso, oltraggiato, colpito nei suoi sentimenti. Anch'io sono offeso e oltraggiato da Ratzinger, anch'io sono offeso e oltraggiato da Scola, anch'io sono offeso ed oltraggiato da Mattiazzo, della loro attività di stupro di minori, del loro fatto che espongono il crocefisso, impongono principi di morte e di assassinio nella Costituzione della Repubblica Italiana. Certo che sono indignato. Ma non faccio una manifestazione contro di loro, anche se dovrei farlo. Allora, dice il Vaticano, la Santa Sede comunica la sua viva disapprovazione per tale iniziativa, perché essa costituisce un grave affronto ai sentimenti di milioni di credenti, ebrei, musulmani e cristiani, i quali riconoscono il particolare carattere sacro della città e chiedono che la loro convinzione sia rispettata. Chiuse virgolette. Nessuno gli ha detto di diventare omosessuali, di andare a letto con persone dello stesso sesso. Nessuno gli ha detto di fare delle cose. Perché loro lo devono dire agli altri? Si chiama nazismo, si chiama terrorismo, si chiama cattolicesimo, islam, ebraismo. E ora diamo una dimensione di questo, di questa manifestazione. Questa manifestazione sono stati tra le 2-3 mila persone. Per difendere queste 2-3 mila persone che non andavano a bombardare, non andavano a lanciare missili, non andavano a sgozzare, non andavano a fare i kamikaze, hanno dovuto schierare 12.000 poliziotti. Quante persone erano a partecipare? Tra le 2 e le 3.000 persone. E quanti poliziotti? 12.000. 12.000 poliziotti, cioè praticamente erano 15.000 che manifestavano a questo punto. Ma non perché c'era un terrorista. Non perché c'era un kamikaze in giro che lo facesse saltare in alto, non perché c'era uno che andava ad accoltellare qualcun altro, non perché uno doveva lanciare un missile, ma perché questi qua volevano ritrovarsi e dire noi siamo così e ci ritroviamo fra di noi. Cioè soprattutto non andavano a predicare, non andavano ad annunciare la fine del mondo, la fine dei tempi, non andavano a dire convertitevi. È quello che io ho tentato di spiegare a certi sindacalisti o a certi movimenti di rivendicazione dei diritti. Che a volte è inutile fare manifestazioni oceaniche oppure fare delle cose gravi. Basta pubblicamente manifestare delle idee. E vi assicuro che quando pubblicamente vengono manifestate delle idee, molte rivendicazioni si risolvono da sole. Per esempio, c'è un'avvertenza in corso, no? L'avvertenza dei giornalisti. Giusto? Come potrebbero i giornalisti risolvere la loro avvertenza? Fare 30-40 articoli sul paganesimo e sullo squallore del cristianesimo. Dopo 2 giorni hanno risolto l'avvertenza. Guarda, ve lo assicuro. Dopo 2 giorni. Lo si può proporre. Non serve tante rivendicazioni. No, 2 giorni di articoli seri. E, dimostrando cos'è il Vaticano, dimostrando cos'è il paganesimo. E risolvono la vertenza. Ma potremmo lavorare anche molto meno, basterebbe che traducessero gli articoli che escono negli Stati Uniti sulla pedofilia dei preti cattolici e sicuramente il Vaticano tirerebbe fuori di tasca sua il contratto. Tirerebbe fuori di tasca sua il rinnovo del contratto, tranquilli. Cioè, il problema è che spesso alle persone sfugge l'ovvio, perché dopo dici, ma domani ci ricattano, no? Tu hai sempre lo strumento in mano e quando cominci ad usare uno strumento e lo usi in maniera sistematica, nessuno può più ricattarti. Ti ricordi quando abbiamo cominciato la trasmissione di Radio Gamma 5, Francesco? Sì. Cosa c'è successo e cosa non c'è successo? Sì, ma è bene. Eppure, non dico che non ce ne abbiano fatte di cotte e di crude, ci hanno fatto incazzare, incavolare, bestemmiare, però le cose erano regolari, erano normali, sono state accettate. Adesso diventano addirittura un punto di riferimento a livello mondiale, quelle fatte qui a Radio Gamma 5. Cioè, basta fare una manifestazione come il Gay Pride a Gerusalemme e subito si scatenano e allora puoi contrattare. Cioè, sì, pensate che capire come funziona la società in cui viviamo ed agire di conseguenza. Sì, pensate che appunto è stato aggiunto anche, dice, il diritto alla libertà di espressione è soggetto ai giusti limiti, in particolare quando l'esercizio di tale diritto offende i sentimenti religiosi dei credenti. Cioè di chi ha il potere. Cioè è come se io dicessi devo limitare i miei diritti perché altrimenti offendo il magistrato. Ma siamo pazzi. Il magistrato deve difendere i miei diritti anche quando io lo attacco, anche quando io dimostro che lui fa delle cose malvagie. Stiamo scherzando. E provate a pensare, anche la curiosità della cosa,
per fermare i razzi, gli acculturamenti, i kamikaze, non c'è stato bisogno di schierare l'esercito. È stato sufficiente mandare 2-3 mila gay a fare il gay pride a Gerusalemme e per un giorno i missili non sono partiti, per un giorno non si sono accoltellati fra di loro. Cioè, come vedete, sinceramente, se io fossi un politico lo organizzerei uno ogni giorno così. Beh, io ci rifletterei un pochino, però. Cioè, ricordatevi che una società in cui c'è il grigiore, in cui non c'è il dibattito, in cui non c'è il fervore interno, deve per forza rivolgersi verso l'esterno e crea tanti tanti casini, perché sono le società grigie, le società senza idee, le società senza fermento, quelle che fanno i danni nel mondo. Ma una società che al suo interno ha i fermenti, che al suo interno ha il dibattito, che al suo interno ha lo scontro ideale fra le persone, quella società non farà mai dei casini esterni, ricordatelo sempre, e arricchirà comunque il futuro dei suoi figli. Sì, volevi parlare di Wikipedia o volevi passare... C'è un discorso lungo. No, dimmi perché così... No, vabbè, dai, sono anche... parliamo di altre cose, te ne accenderò nella trasmissione di questa sera alle 19, perché volevo leggere un piccolo pezzo anche relativo alle norme civili su Wikipedia, dalle 19 alle 20 al limite farò questo oggi, dai. Salterò la continuazione dei discorsi che stavo già facendo. Sì, io voglio tornare invece su un fatto drammatico di attualità che comunque dimostra, cioè, che è sempre legato al discorso religioso. Appunto, abbiamo detto del gay pride a Gerusalemme che provoca appunto questo ritorno di fiamma, del ritorno di monoteismi. D'altronde noi abbiamo sempre detto che l'unità dei monoteismi era molto vicina, che non c'era da aspettare secoli, neanche anni, ma è soltanto, sono problemi tecnici. Una volta che i problemi tecnici vengono camuffati, risolti da sistemi teologici, questo non si pone. E allora ricordatevi che se hanno fatto così presto a Gerusalemme a trovarsi uniti, a trovarsi alleati, in Europa, in cui questi problemi non ci sono, i vari integralismi ebraici, musulmani, cristiani e cattolici avranno meno difficoltà a farlo. C'è solo qualche problema di spartizione dei livelli di potere, c'è qualche problema teologico, ma d'altronde la teologia la gente non ci crede, però si sottomette. E una volta che hanno trovato un accodamento, una giustificazione teologica, quello che hanno fatto appunto a Gerusalemme possono farlo tranquillamente, perché non ci sono i contrasti, non c'è una situazione ambientale di guerra, di scontro tra le varie popolazioni, che, ma c'è appunto qualcosa di più semplice. Perciò pensate cosa significa. A Gerusalemme sono stati necessari 12.000 poliziotti per fermare gli integralisti ebrei, cristiani e musulmani che volevano impedire agli altri di manifestare. Io voglio ricordarlo che è già successo in Europa varie cose. Alcuni anni fa a Parigi la comunità ebraica e la comunità islamica sono trovate d'accordo per cercare di impedire che le piscine fossero frequentate sia da uomini che da donne, e chiedevano per motivi di morale che ci fossero piscine riservate agli uomini e piscine riservate alle donne. Questa è appunto una delle altre caratteristiche, ma noi lo vediamo ogni giorno sulla sofferenza. Io voglio parlare del caso di Welby, che praticamente Welby, sapete, è un malato di distrofia che vive in condizioni proprio misere, perché chi vede le fotografie filmate della sua condizione sa benissimo come è messo. Questo reputa che la sua maniera di vivere in quella condizione non sia una condizione dignitosa. Ricordiamo comunque che la dignità della persona non viene data dalle leggi, ma viene data dal sentire delle persone. Certo che nessuno di noi può augurare o pensare o di reputare che uno che vive nella sua condizione sia una condizione di vita felice. E noi ricordiamo sempre che le persone hanno il diritto alla loro esistenza, hanno il diritto alle loro scelte, soprattutto se queste scelte non hanno un'influenza di tipo dannoso per la società, per la comunità, per gli altri. Certo che la scelta di Welby di ricorrere all'eutanasia rappresenterebbe un dolore per i familiari, i parenti, gli amici. Però non si può chiedere il nome della famiglia, della parentela, dell'amicizia, che uno che soffre così e che non vuole più soffrire, perché posso capire che uno scelga e dire vabbè, io ho una speranza, spero in qualcosa, spero che la medicina trovi una soluzione, ma se uno dice non voglio più aspettare questo, voglio scegliere della mia vita, perché non può scegliere di morire? D'altronde, da quello che scrive, da come lo dice, da quello che riesce a comunicare, sembra che sia capace di intendere di volere, sia capace di esprimere un giudizio. Se non è uno che sta delirando o uno che è impazzito, eppure dice io non voglio più soffrire, e c'è la guerra dei politici cristiani da tutte le parti per impedirgli di morire. Domani capiterà a voi. Sì, allora
lui è fortunato perché è in una condizione di assistenza medica, ma se, come diceva Bonscola, bisogna sostenere le strutture mediche cattoliche che sono migliori di quelle laiche o di quelle pubbliche. Ricordiamo sempre, ed è come esempio per tutti, cosa diceva il mostro dell'India, Madre Teresa di Calcutta, che la sofferenza rende simile a Cristo e ti avvicina a Cristo. Allora, perché si fa soffrire un Welby che non vuole più soffrire? Soltanto perché se soffre, sicuramente lo rendono simile a Cristo. E i politici non hanno l'interesse di dire, vabbè, se un cittadino fa questa scelta, garantiamogli le possibilità di una morte dignitosa. No, questo deve morire tra le sofferenze, rendendosi conto, perché tra l'altro è una persona che è lucida, perché non è in stato di coma, non è in coma vegetativo, è sveglio, il cervello gli funziona, è capace di percepire e si rende conto di come sta finendo. Eppure c'è qualcuno che gli impedisce questo. Eppure i politici, perché devono dimostrarsi fedeli e devoti al Vaticano, li impediscono di morire. Vabbè, ecco, cioè, finisci il discorso, sì. Poi. Allora io vi direi, questo è un fatto molto importante. E allora siamo in un fatto in cui si parla di finanziaria, si fanno le cose più assurde, le cose più incredibili. Si fa di tutto per approvare una finanziaria che ha un costo economico. E una legge che toglierebbe la sofferenza alle persone, soprattutto a lui, che da tanto è diventato un emblema. Perché dice, perché io devo vivere così? Voglio morire, non reputo un vivere dignitoso. No, non può. Neanche la sua vita di sofferente gli appartiene. Tutto perché? Perché la sofferenza ti rende simile a Cristo. Perché i cristiani, ma tutte le religioni, dicono che soltanto tramite la sofferenza arrivi alla verità. Io dico che è una grande idiozia, si potrebbe usare quasi arrivare in sud, sarebbe giusto. Ma perché si deve far soffrire le persone? Ma perché una persona che sceglie coscientemente di cambiare il suo stato? A noi ci può dispiacere perché sinceramente la qualità che dimostra questo uomo è ben superiore di quella di un prete. Perché un prete dice rassegnati, soffri, sei simile a Cristo. Lui dice chiaramente io vorrei vivere e se non posso vivere preferisco morire perché non voglio vivere così. Riconosciamone questo diritto. Dov'è il problema? Cioè, eppure perché una visione criminale del Cristo, che ci propinano con i crocifissi, che il corpo deve essere dolente, sofferente, che la sofferenza ti porta alla cristianità, ogni giorno si fanno soffrire migliaia di persone. E sai come giustificano il fatto di impedire l'eutanasia? Perché poi dicono, ma se dopo tu stai male i medici decidono di ammazzarti. cioè, i medici sono là pronti ad ammazzarti. Capito? Cioè, vabbè. Francesco, vuoi che ti faccia divertire? Sì, vai. Tu non ridi mai, io ti faccio ridere invece. Cioè, dai microfoni di questa radio spesso avete sentito notizie che sono tratte da trafiletti di giornali. È vero o non è vero? Sì. Francesco? Persone comprano il giornale, se lo sfogliano, guardano i grandi titoli, ma non vanno mai, quasi mai, in fondo della pagina a leggere le notizie. E spesso le notizie di trafiletti sono quelle che dovrebbero invece angosciare e colpire le persone. Io ne leggo una, Francesco, e voglio sapere se Francesco l'ha trovata su un altro giornale. Poi me lo dice, magari l'aveva trovata anche nascosta. Per me è una cosa agghiacciante, però. Credo che le persone non ci abbiano fatto molto caso. È tratta dal Gazzettino, per cui non puoi neanche dire che sia un giornale, cioè un giornale diffuso nel Veneto, forse il più diffuso che ci sia. Dell'11 novembre 2006, vi leggo il trafiletto. 11 novembre 2006, Ruanda, genocidio, 30 anni a una suora cattolica. Una suora cattolica, Teofister Mukabibi, è stata condannata a 30 anni di prigione per il suo ruolo attivo e particolarmente ripugnante nel genocidio del 1994, 12 anni fa, in Ruanda, quando in 100 giorni l'etnia Hutu massacrò 800.000 Tutsi. Già due suore ruandesi sono state condannate per questo nel 2001 da una corte belga,
mentre un sacerdote in attesa di giudizio dinanzi al Tribunale Internazionale dell'ONU per i crimini in Ruanda. Questa è tutta la notizia. Cioè, ci sono state 800.000 persone massacrate ad opera dei missionari cristiani, perché i missionari cattolici hanno avuto una parte attiva nel massacro. Ebbene, la condanna di questa sua, cioè il fatto che un po' alla volta le responsabilità vengono fuori. Vi ricordo che c'è stato anche, è stato assolto il vescovo del Ruanda, perché la Chiesa Cattolica ha fatto il diavolo a quattro. Ma vi ricordo che in quel processo il pubblico ministero presentò la fattura con cui furono pagati gli oggetti del massacro, ed è una fattura pagata dalla Caritas di 8.000 macette che vennero distribuiti. Tanto per essere chiari, per cui esiste una responsabilità diretta della Caritas nel massacro del Ruanda, che poi abbia avuto il Vaticano sufficiente potere per fare assolvere il vescovo, quello è un altro discorso, però quella fattura è un dato di fatto che responsabilizza l'organizzazione terroristica denominata Caritas nel massacro di 800.000 ruandesi. Il fatto che adesso quei processi cominciano a venire fuori le responsabilità specifiche delle persone non inficia il fatto che tutta l'organizzazione della Chiesa Cattolica, in questo momento è Ratzinger, prima era Giovanni Paolo II, adesso è Ratzinger responsabile, siano responsabili del genocidio di 800.000 persone in Ruanda, solo in Ruanda. E questa è una riga, uno, due, tre, c'è un trafiletto di 3, 6, 8 righe. Sì, un trafiletto di 8 righe per 800.000 morti. Fate voi, se non sentite ste robe da Radio Gamma 5, dov'è che le sentite? Beh, noi le abbiamo detto molte volte che, ad esempio, stando alle situazioni, si calcola che 30 sacerdoti cattolici siano ricercati, di cui molti siano in Italia, e che nessuna autorità religiosa abbia mai collaborato per chi cerca di andarli a rintracciare. Altri sicuramente saranno in giro in qualche parrocchia italiana, sicuramente i fedeli saranno contenti del nuovo parroco. Sarebbe da chiedergli cosa faceva nel 94 in Ruanda. Comunque ricordate che il Corriere della Sera alcuni anni fa riportò questa notizia: 32 sacerdoti colpevoli del massacro in Ruanda, 100 giorni, 800.000 persone, fatti con mezzi artigianali, cioè sono andati da fare, sono impegnati, hanno fatto anche gli straordinari, 8.000 persone per massacrare, 8.000 persone al giorno, di ok, ecco, cioè si tenendo conto di quella realtà in cui tra l'altro nessuno è intervenuto, anche perché la presenza cattolica e cristiana era fortissima. E tutto per ordine del Dio dei cristiani. Dopodiché, se qualcuno gli scappa e dire Dio cane, non mi è scappato io, effettivamente è un cane, un vigliacco, un farabutto. Perché uno che ordina di ammazzare la gente come fosse bestiame, cos'è se non un farabutto? Cioè, dopo ti scappano, no, le battute. Sì, ma d'altronde vedi, cioè, noi assistiamo al fatto che il monoteismo ha sempre il bisogno di imporre qualcosa alle persone. Le persone non sono libere. Allora in Ruanda non potevano essere libere perché non erano organizzati, ma la Chiesa Cattolica era organizzata, perciò avevano anche una mentalità che d'altronde il Dio dei cristiani, il Gesù Cristo, per loro dice prendete quelli che non vogliono che regnassero di loro e scottateli davanti a me. D'altronde questo è un principio che può essere applicato in ogni momento, in ogni circostanza, in ogni luogo, e quando si presenta l'occasione viene fatto. Logicamente bisogna far soffrire il peccatore, e allora o le persone devono soffrire per rendersi simili a Cristo, e si parla appunto di un Welby che non può che ricorrere all'eutanasia. Ma c'è anche un'altra notizia che ha dell'incredibile, che anche questa qui ha avuto poche righe. Un giardino per dispendere le ceneri, ma la Chiesa non è d'accordo. Leggo il piccolo trafiletto. Il cimitero monumentale della Certosa di Bologna avrà un luogo per la dispersione delle ceneri, il giardino delle rimembranze, un triangolo di prato di 400 metri quadrati, circondato da cipressi e siepi. Al centro un cerchio di sassi di fiume su cui verranno sparse le ceneri dei defunti e una panchina per favorire i momenti di raccoglimento. Il progetto è stato presentato dal Comune dopo giorni di polemiche alimentate dalla curia bolognese contraria a questa pratica ammessa per legge. Cioè, allora, il Comune crea una cosa che tra l'altro sarebbe anche da discutere, perché questa legge è una legge molto vecchia, come sempre i decreti attuativi non sono stati fatti e piano piano si va avanti. Bene, allora, un qualcuno che ha le cenere dei suoi defunti e che molti lasciano come testamento la dispersione, non possono farlo, non possono farlo non perché
fanno qualcosa di mostruoso, ma perché la Chiesa Cattolica non è d'accordo. Cioè, dire una persona muore e dice crematemi, disperdete le mie ceneri, no, non può farlo perché la Chiesa Cattolica è contraria. Allora, che bisogno c'è di infierire ancora su queste persone che, hanno, che subiscono un lutto? Perché si diverte la Chiesa Cattolica. Esatto. Perché il sadismo, esatto, il sadismo cristiano che viene dal sadismo di Gesù Cristo, perché ricordiamo sempre che la Chiesa Cristiana ha degli elementi sadici perversi molto consistenti, e questi li vengono non perché se li sono inventati, ma perché sono sadismo, perché espongono i crocifissi? Proprio per giustificare il loro sadismo. Quello è un dato di fatto, insomma, purtroppo molta gente li va dietro. Sì, ecco, ricordiamo che comunque il sadismo non è un qualcosa che si è sovrapposto al messaggio di Cristo. Il sadismo, la violenza, l'imposizione, la sofferenza, impedire agli altri di essere se stessi o di fare qualcosa viene dalle parole di Gesù Cristo. I cristiani sono cristiani non perché hanno tradito il messaggio di Gesù Cristo, ma perché Gesù Cristo ha dato queste direttive e loro cercano di attenersi a queste direttive. Perciò quando c'è un qualcosa che può attaccare dal punto di vista emotivo, perché provate a pensare ad esempio queste persone che vanno ad eseguire le volontà del defunto e la Chiesa fa non potete farlo. Cioè, questo è morto, è rimasto un po' di polvere, desidererebbe che la polvere del suo corpo venga dispersa? No, la Chiesa Cattolica è contraria. Esiste una legge e la Chiesa Cattolica dice no, non siamo d'accordo su questo. Cosa gli si sottrae alla Chiesa Cattolica? Logicamente, allora non interessa il corpo, interessa il fatto che le persone che oltre a subire il lutto si trovano un qualcuno che li impedisca di realizzare le volontà del defunto. Allora, come non si lascia morire per Shelton Welby, si decide di far soffrire chi cerca di eseguire le volontà di un defunto. E quando uno cerca di vivere lo massacrano come in Ruanda. Bello, no? Cioè abbiamo un bellissimo quadro. O quando qualcuno fa della satira. Sì. Beh, ti dirò una cosa, che il fatto che la Chiesa Cattolica attacchi la Littizzetto, attacchi Crozza, tutto sommato non mi dispiace, perché queste persone stavano tentando di far apparire gentaglia criminale come Rubini, gentaglia criminale come Ratzinger, gentaglia criminale come qualcosa su cui scherzarci. Ma io non scherzo sulla vita, cioè sulle cose serie, sui principi della vita, sui principi della società civile. E per me un Ratzinger è un criminale, Ruini è un criminale, Scola è un criminale, Mattiazzo è un criminale. E sinceramente vedere questi che ci scherzano sopra come se fosse un gioco, a me mi fa molto incazzare. E mi fa piacere che si scannino un po', così almeno riportano un po' la testa un po' a posto queste persone. Beh, sai, esiste addirittura un comitato, io avevo ritaglio per le altre trasmissioni, poi come sapete ci sono moltissime cose, non riusciamo a farle tutte, ma voi pensate che appunto esistono anche situazioni ben più tragiche. Allora sapete che c'è una discussione sui PAC, sulle famiglie di fatto. Allora, se un politico deve fare una valutazione di quello che c'è nella società, deve prendere tutto e va a sentire tutto, poi si fa una sua valutazione, si fa una sua opinione, fa un suo giudizio, in base a questo va ad agire. Però sarebbe comportamento corretto, cioè ascolto tutti, poi mi faccio l'idea. Poi le persone logicamente vanno ascoltate, non è perché uno è un peccatore per la Chiesa Cattolica non ha diritto di essere ascoltato. Ora vi leggo una notiziola che ha avuto un piccolo spazio, che parla appunto di una situazione. Famiglie di fatto, Rissa per l'audizione alla Camera dei Deputati. Allora, Rissa in Commissione Affari Sociali della Camera per l'audizione della LIF, la Lega Italiana delle Famiglie di Fatto. I membri del centrodestra hanno abbandonato la seduta della Commissione per protesta. Per loro la LIF rappresenta una categoria sociale che non si può configurare in una famiglia e con l'opposizione hanno espresso il loro dissenso anche i parlamentari della Margherita presenti in Commissione. Dorina Bianchi e Donato Mosella. La seduta era riservata alle famiglie e dunque non avrebbe dovuto essere estesa alla LIF. Una polemica che è andata avanti per tutta la giornata e che ha visto anche in prima linea Elisabetta Gardini, portavoce di Forza Italia. Aperte virgolette. L'audizione della LIF è illegittima. Mimmo Lucà, presidente della commissione, se ne prende le responsabilità politiche. Chiuse virgolette. Io avevo letto tutta la notizia. Ma se si parla di crisi di famiglia,
Certamente si può anche capire perché non c'è una famiglia, ma ci sono le famiglie di fatto. E allora si cerca di comprendere tutto. Stanno cercando di far passare le famiglie di fatto come se fossero famiglie omosessuali e basta. Non si rendono conto che famiglia di fatto è anche la vedova che è rimasta a vivere col figlio o con la figlia. Cioè le famiglie di fatto sono anche i divorziati che convivono. Cioè la famiglia di fatto è fatta da centinaia di realtà. E nella società civile in cui viviamo la famiglia tradizionale sta diventando minoranza. Ora, uno Stato che deve gestire la società civile deve anche cogliere quelle che sono le tensioni che avvengono nella società civile, perché domani le cose non sono più uguali adesso. Adesso ci si scanna per avere il potere, per imporre la morale, ma le cose nella società stanno cambiando, cioè nel senso che le famiglie di fatto hanno anche la necessità stessa di convivere per dividere le spese, perché sono tanti, di fatto vanno a costruire delle famiglie di fatto. Perché se magari fratello e sorella, a parte il fatto che la Cassazione l'ha anche riconosciuto, se fratello e sorella vivono insieme per dividersi le spese o per i fatti loro e muore uno dei due, è chiaro che crea dei problemi all'altro. Sì. O uno dei due sta male, è chiaro che crea dei problemi all'altro. O anche il cognato e il suocero, per esempio, che vogliono dividersi le spese, se uno dei due subisce un incidente stradale, anche l'altro subisce un danno, perché le spese venivano divise, adesso è a carico di uno. Cioè esistono tanti problemi e non affrontare quei problemi significa voler danneggiare la società civile. Sì, no, ma vedi, c'è anche un discorso da fare. Se io posso sempre essere un politico e dire io ho un modello ideale di famiglia, va bene. Però se questo modello non si verifica perché i pilastri sono cattivi o perché esistono delle condizioni, degli ambienti, qualche motivazione per cui questo modello non si realizza, allora di conseguenza è più facile di andare a capire se un modello prevale che è diverso dal mio, perché questo si parla di è concorrenza, vogliamo mettere il campo commerciale, se uno fa un prodotto e non vende questo prodotto e vede che il prodotto del concorrente va meglio, va a dire ma cosa c'ha in più il prodotto del mio concorrente, e proprio prendere in maniera spiccia. Di conseguenza la cosa più semplice che fai, stai attento a cosa fanno gli altri. E allora invece si deve fare un pretesto, ma soltanto perché quindi scusati, che sono le coppie di fatto, famiglie di fatto, sono famiglie, sono cittadini come gli altri, e perché non hanno diritto di essere ascoltati? Semplicemente perché la Chiesa Cattolica lo vieta, lo rifiuta. Dici Claudio, devo via telefonate? Via telefonate? Come mai vuoi dare via telefonate a quest'ora? Hai aspettato fino adesso? Se no, me ne sono accorto adesso. Te ne sei accorto adesso? Come vuole il tempo, vero? Quando si parla di cose serie. Pronto? Ciao. Sto sentendo 100.000 morti a riga ora, Claudio. Come a riga? Dimmi. Il giornale. Quanti morti? 800.000 morti in Africa. Ah, è Ruanda, no, riga. 100.000 morti a riga? No, a riga del trafiletto. Quando? 8 riga. Ah, sì, 8 riga. Sì, 8 riga, ho fatto la statistica. Che però in 100.000 morti hanno avuto una riga in più. Ah! Se penso per forza sfugge che notizie qua. Vero. Fa più notizia. Fai conto che un 666 trovato in un cimitero dipinto sì. Sulla una lapide fa una prima pagina di un giornale locale. Pagina, però serve per coprire altre malefatte. Penso altre malefatte, altri stermini, perché questo è un sterminio pure. Sì, 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 sì. Cioè, praticamente dettato da adesso non voglio dire fare giochi di parole, dettato dei dettami principali. No, ma è cristiano, fu una volontà cristiana pure semplice questa. Tutto del monoteismo, quando ti sei messo, parlai prima, d'accordo, tutti tra insieme i monoteismi. Per il gay pride di Gerusalemme. Esatto. Là come mai, capito, tutte che schermaglie verbali, schermaglie... Per un giorno non ci sono stati bombardamenti, non ci sono stati razzi, non ci sono stati attentati, un giorno. Calmi, tranquilli. Pensa un po', quasi dovrebbero farne uno al giorno. Da là bisogna pensare proprio che viene tutto dal 2000, cioè viene tutto da un monoteismo solo. Esatto. Da quello e basta. Esatto. E però dopo si va a dire mai in tre rami. Sì. Che dopo fa concorrenza uno con l'altro, esatto. Cioè i fisi e fa concorrenza. Però al momento opportuno, quando che c'è qualcosa di nuovo, che c'è qualcosa che libera la mente, no? Tutti quanti si ricompattano. Esatto. Pensa un po', se la gente riflettesse un attimino su questo, probabilmente qualcosa si aprirebbe, no?
purtroppo, la, come te parla prima, il mostro di Calcutta, credo che io, quando che dice, è vero, che dice che il soffrire fa, rende simili a Cristo, è vero quello che dice, cioè non è pane, non è metafore. No, no, anche Jacopone da Todi lo diceva. La sofferenza ti te che a pagare, come certo. Dire, ti te che rende simili a Cristo, dice in faccia, credo che io, lei ci godeva, Teresa di Calcutta ci godeva fare del male alle persone, vedere le persone stessero male. Infatti lei non mandava in ospedale neanche le persone che potevano guarire. Però qui che soffre, qui che soffre, che vuol dire mi voglio morire, no, qui là vi deve soffrire, cioè, è sadismo seppure. Infatti è sadismo. È sadismo questo qua. È sadismo. Cioè, altre spiegazioni, insomma. No, no, dal punto di vista sia sociale, sia morale, sia psichico, è sadismo. No, è sadismo questo. Certo. Scherziamo tutti. Sì, sì. Attento, passiamo al calendario, capito il calendario romano? Sì. Ah, Francesco Simino. Sì, ce l'ho. Ah, te l'hai. Beh, però, Sì, beh, è arrivato anche dal nostro amico. Sì. Stamattina. Va bene. 2007 dell'era volgare. Quindi, beh. Dell'era volgare mi piace, perché è giusto dell'era volgare, perché sarebbe 2760, mi sembra. Sì. Calendario romano. Sì. Dopo sei sì, le opere di Giustiniano Lebano, il cielo urbico. Sì, di Lebano. Di Lebano, Lebano, Cioè, subito credo che fosse uno del 2100. No, no, ma tra l'altro Lebano ha una caratteristica, sai perché non è tanto conosciuto? Perché è morto e resuscitato. Ah sì? Sì. È stato uno dei, è morto e resuscitato, era del 1800 e qualcosa, sì, e comunque è proprio lui morto e resuscitato. Proprio cioè, come vedi, insomma, e però se mi faceva concorrenza qualcun altro, mettiamo un dimenticatoio. Dopo che si manca Igor Sibaldi, il mondo invisibile. Beh, insomma, dai, diciamo da che ho sentito alcune cosette, insomma, è un autore contemporaneo, ma ho alcune riserve sulle interpretazioni bibliche. Sì, ho aperto comunque, che c'è più citazioni che. Sì, sai, il problema di molte persone è che pensano che siccome di fronte alla mostruosità della figura di Cristo se ne inventano un altro, però la figura di Cristo è quella che c'è nei Vangeli, ma poteva essere diverso, vabbè, allora te ne inventi una nuova, e invece purtroppo il modello criminale di Cristo è talmente coercitivo che le persone non sono capaci di staccarsi. È un tabù, cioè, è intoccabile. Il personaggio è intoccabile, sì. Bisogna toccarlo, anche dei più acerrimi nemici della questione teologica, non si può toccare la figura. Sì, sì, lo so, poi arriviamo noi e abbiamo rotto le carte in tavola. Sì, appunto. Si drizzano i capelli, perché cosa che ha detto? Guarda cosa che all'inferno. Beh, bisogna ammettere che ad esempio io sono andato sulla conferenza di Cascioli che hanno fatto appunto all'inizio di novembre a Preganzolo al Treviso, e anche Cascioli ha detto vabbè, la figura di Cristo in realtà è un personaggio inventato, è la stratificazione di vari personaggi, esatto. Ma i personaggi storici a cui si è ispirato erano dei terroristi, sì. E lui ha detto una cosa molto molto seria, ha detto a me non mi interessa distruggere la Chiesa Cattolica, a me interessa distruggere la figura di Cristo. Se vogliamo liberarci veramente dalla follia del monoteismo dobbiamo demolire la figura di Cristo, appunto, e ringraziamo anche Cascioli che fa questo lavoro, esatto. Perché se noi altri tagliamo i rami secchi, i rami qui che dà fastidio a chiesa, resta sempre la radice. Sì, ma l'albero importante è quello. Appunto no. Cioè, la chiesa può cambiare, cioè sì. I papi può cambiare, dire adesso abbiamo bisogno di adepti, e ora facciamo i buoni, che dobbiamo fare. Sì. Aperti, ti raccontano che sono sì. Se è una canzone pubblicitaria, perché loro non cambiano mica, l'importante è far capire le persone, far credere che la cosa sia diversa. Dare l'illusione. Sì. Casca come solito, 2000 anni. Che... Sai, noi diciamo sempre: 2000 anni hanno inventato un Dio creatore dell'universo, hanno inventato un Gesù Cristo che è un mostro che non è mai esistito. Che poi Cascioli ha fatto una bella opera anche di catalogazione: di dire sì, erano vari gruppi ebraici che erano anche gruppi sfortunati perché non hanno mai avuto successi militari, politici, sì. Dovevano tenere assieme questo branco di disgraziati, esatto. E si sono inventati un personaggio del genere, cioè sono inventati un Dio, poi alcuni. Che hanno fatto delle eresie, ne hanno inventato un altro, ma in realtà lui dice dal punto di vista della figura non esiste niente. Lui dice che appunto la figura che hanno usato principalmente è Giovanni di Gamala, ma detto Giovanni di Gamala era il terrorista dell'epoca. Sì, hanno inventato una figura che colto la palla al balzo e Costantino. Comunque Claudio parla di appunto parla del discorso di Wikipedia. Io ho inserito il link su Wikipedia, c'è la pagina Gesù.
e ho messo dentro il semplice link, ho detto vabbè, sito critico Luigi Cascioli. Dopo pochi minuti me l'hanno cancellato e mi ha detto che quelli dentro non hanno spazio su Wikipedia e hanno congelato la pagina perché è stata un'opera di vandalismo. Cioè, cioè io non ho detto, non ho detto niente, ho detto guardate, vabbè, c'è questo autore, Luigi Cascioli, che ha fatto dei libri, che ha fatto un sacco di cose, se uno vuole una visione critica, ho detto no. Pochi minuti mi hanno cancellato dicendo che poi avrei fatto vandalismo, hanno impedito di cambiare la pagina, penso. Questo è terrorismo, terrorismo. Eh sì, in effetti Wikipedia la sto accusando di terrorismo religioso e sociale, sì, sì, sì. Cioè, se tu pensi che ho fatto un esperimento con Wikipedia, sono andato sulla pagina della Chiesa Cattolica, ho detto, beh, sto attento, sono andato all'una e 11 di notte, cioè, di sabato. Ho messo il link al video delle Iene sui preti pedofilia. Ho messo solo un link, ho detto, l'inchiesa delle Iene, cioè non è quello che diciamo noi da domani 5, le Iene che sono andate in televisione all'1.29 era già cancellato. Cioè 18 minuti, sabato notte, io l'ho messo, l'ho caricato all'1.11 di notte, alle 1.29 era già cancellato. Dopo i vedi su, ma non avevo niente, se volete vedere, cioè dico, mi sa che una trasmissione fra le 19 e le 20 parlerò solo che di questo, interromperò quest'altra. Veramente ti dico, è una roba da fuori di testa, una cosa da fuori di testa, cioè, ma proprio la società civile che sta impazzendo, cioè non conosce neanche più le proprie norme, le proprie regole. E quando tu chiedi di applicare le regole, loro cadono dal cielo. Sono soldati a catechismo, ma non conoscono le regole della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale. È folle, siamo una follia pura. Va bene. Ciao Ivano. Ciao, ciao. Va bene, Francesco, ormai siamo verso la fine. Parliamo sempre di questa radio che ha bisogno di essere sovvenzionata, ha bisogno di essere aiutata, ha bisogno che i radioascoltatori siano vicino a questa radio proprio in questo momento. Ce ne saranno anche altri momenti nella storia della radio che ne avrà bisogno, come in passato ce ne sono stati altri che ne avrà bisogno. Purtroppo quando si lavora gratuitamente, si lavora senza soldi, non si pagano le persone, non ci sono interessi economici, ci sono solo le passioni degli speaker. Chiaramente i bisogni continueranno, ci saranno sempre casini, ci saranno sempre da battere la testa contro il muro per pagare questo, per pagare quello. Chiaramente se avessimo, non so, il canone Rai non ci sarebbero questi problemi. Se avessimo l'otto per mille. Se avessimo l'otto per mille non ci sarebbero questi problemi. Ma non è così. Cioè, ecco. Nel senso che noi siamo quello che siamo e questa radio è ciò che è ed è preziosa perché è ciò che è. In fondo, se io dovessi farmi pagare per le cose che dico, dovrei dire le cose per avere più soldi e allora voi non avreste più le cose che io ho nel cuore, ma avreste le cose che io avrei nel portafoglio. Volete avere le cose che ho nel portafoglio o volete sapere le cose che ho nel cuore magari per farvi incazzare davvero? Anziché essere leccati, sciorinati, circuiti in modo che apriate il vostro portafoglio e riempite il mio, cosa volete? E questo vale per ogni speaker di questa radio. Bene, io appunto ricordo sempre di sostenere Radio Gamma 5 e sapete una cosa, che se Radio Gamma 5 supererà il 22 di novembre, l'anno prossimo sarà il 5 per 1000 e spero che la radio riesca, o l'Associazione Salute e Ambiente riesca a ottenere il 5 per 1000, perciò ci sarà una possibilità di sostenere questa radio anche con costi decisamente inferiori, visto che le tasse le avete già pagate. Cercheremo di fare del nostro meglio. Ciao a tutti, ciao a tutti. Vi saluto, vi do appuntamento per l'ora 19, dove al limite parlerò un po' di Wikipedia e quello che è successo. Ciao.